importante un'opera di sensibilizzazione, soprattutto in questo periodo in cui parlare di immigrazione diventa davvero molto complesso, anche perché si rischia spesso di essere fraintesi. Sono tempi duri, in effetti, sono tempi molto difficili e il pregiudizio diventa spesso un muro, una separazione, una grande difficoltà. Sensibilizzare è importante perché si fa comprendere qual è il valore dell'accoglienza, si fa comprendere che accogliere gli immigrati è importante attraverso un processo di integrazione che arricchisce anche noi italiani, anche noi locali. E dunque la sensibilizzazione è una realtà alla quale dobbiamo dare il massimo impegno, massima priorità per favorire un processo culturale di integrazione, di intesa sempre più positivo. L'esperienza degli SPRAR che gestisce la sua fondazione è un'esperienza di grande umanità. Quanto è stato difficile che questa esperienza fosse accolta dalle comunità che poi hanno dovuto in qualche modo, ripeto il verbo accogliere, le persone immigrate? Devo riconoscere che al di là di qualche episodio isolato in qualche comune, l'accoglienza è stata offerta ai nostri ragazzi, ai nostri ospiti immigrati immediatamente da parte della gente, della popolazione, perché abbiamo fatto un cammino di presentazione prima di avviare il progetto e prima di avviare l'accoglienza vera e propria e abbiamo spiegato esattamente che tipo di lavoro saremmo andati a fare. Abbiamo assicurato che ci sarebbe stata, come c'è in effetti, una presenza di operatori professionali che vigilano 24 ore su 24. E anche quelle piccole resistenze iniziali che abbiamo trovato, ripeto, in qualche comune sono state abbattute, sono state prontamente e velocemente superate. Oggi i comuni accolgono i ragazzi e hanno grande attenzione nei loro confronti. I ragazzi li invitano a vivere momenti sportivi, momenti di animazione, di socializzazione. Gli adulti offrono parecchi, un servizio di volontariato anche all'interno della struttura. Un altro appuntamento per parlare di accoglienza e integrazione. Questa sera scopriamo anche con un video inedito la vita negli SPRAR. Quanto è importante quest'opera di sensibilizzazione portata avanti da un festival che si occupa d'arte ma anche di tanti argomenti di attualità, ormai una tradizione. Un festival che da sempre però è attento all'attualità e quest'anno, in cui l'argomento accoglienza e immigrazione la fa da leone nel dibattito nazionale, era quasi doveroso dedicare appunto la sezione culturale di Festival d'Autunno a questo importante tema. Abbiamo organizzato finora due appuntamenti, il primo appunto con Pediatri in Movimento, cioè l'accoglienza degli immigrati appena sbarcano sulle nostre coste. Il secondo appuntamento invece è stato un excursus attraverso le varie opportunità che lo Stato mette a disposizione degli immigrati per crearsi in Italia un percorso di vita tra virgolette normale. E questa volta affrontiamo invece il tema degli SPRAR, un acronimo che forse dice poco, e siamo qui stasera proprio per spiegare a tutti in realtà di cosa si tratta. Per paesi quasi disabitati è diventato un modo di tornare a nuova vita. Abbiamo infatti qui con noi alcuni migranti che parleranno della loro esperienza personale. Abbiamo Padre Puglisi che da decenni gestisce gli SPRAR in Calabria, abbiamo gli operatori che tutti i giorni vivono e cercano di rendere al meglio questa difficile situazione. Una situazione che ha i pro e i contro, ma che sicuramente è riuscita a ripopolare paesi ormai morti. Quindi ne parliamo insieme per dare ancora una mano al dibattito nazionale e per far conoscere queste problematiche al pubblico di Festival d'Autunno e avere così dei momenti di riflessione, di confronto su problematiche che investono tutta l'Italia, ma la Calabria in particolare, terra di frontiera, ancora di più. Ecco, lei parlava del pubblico del Festival d'Autunno, la presenza massiccia comunque della gente dimostra che questi temi sono comunque molto sentiti, perché i temi dell'immigrazione comunque toccano da vicino, soprattutto alla luce, come diceva lei, di questa situazione che si sta vivendo in questo momento in Italia. Da 16 anni appunto Festival d'Autunno ha una duplice finalità: da un lato quello di portare appunto grandi artisti di calibro nazionale e internazionale in città con appunto delle prime e degli eventi di assoluto rilievo, e
dall'altra però di far crescere la città ed anche contribuire dal punto di vista culturale. Quindi questi momenti penso che siano importanti e il pubblico che ci segue fedelmente da decenni lo ha capito, e siamo quindi molto orgogliosi di contribuire sia, diciamo, ad elevare il livello culturale con dibattiti e temi di grande appeal, sia poi di regalare nel Politeama questi grandi eventi che ancora sono in corso. Ricordo appunto venerdì prossimo 27 ottobre Sergio Cammariere con uno spettacolo appositamente creato per Festival d'Autunno, che proporrà una prima parte tutti i suoi grandi successi e una seconda parte dedicata appunto alla musica brasiliana. E poi Stefano Bollani, ormai uno dei più grandi musicisti a livello internazionale, che con dei grandissimi musicisti brasiliani propone il suo ultimo lavoro Che Bom. Sono tutti brani originali da lui ideati, dedicati proprio al Brasile, per concludere appunto l'8 novembre questa 16ª edizione di Festival d'Autunno. Vi aspettiamo.